Anteprima del nostro telegiornale, tanti temi sul tavolo questa sera, a cominciare da quello che riguarda il porto di Lacco Ameno con il sindaco Pascale a commentare l'ultimo provvedimento del TAR, sentiremo cosa ne pensa, poi il sindaco di Forio, invece Francesco Del Deo, che parla della situazione dell'isola di Ischia dal punto di vista del Covid, finalmente Ischia Covid Free, Del Deo plaude alla campagna di vaccinazione portata praticamente a termine sull'isola di Ischia. Poi con l'ammiraglio Pettorino e il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, torneremo invece sulla manifestazione di questa mattina alla Pineta Mirtina, che ha visto un'area dedicata proprio ai marinai ischitani, e con il presidente della Lega Navale, Francesco Buono, parleremo della giornata di domani che vedrà una manifestazione a sostegno delle donne vittime di violenza, ma di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, 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 tutto. Siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando, 4 stelle leisure, ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos. La ceramica di Ischia. Una lunga storia, senza fine. Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. La
l'acquameno Pascale, il TAR, un giudizio paradossale. Il sindaco del Comune del Fungo senza mezzi termini sulla sentenza che rimanda le decisioni sul porto. Del Deo, grazie ai vaccini, Ischia finalmente Covid free. Il primo cittadino di Forio si dice entusiasta dell'esito della campagna di vaccinazione operata sull'isola. Ischia, un'area della Mirtina dedicata ai marinai ischitani. Questa mattina la cerimonia di intitolazione alla presenza del comandante in capo della Guardia Costiera, l'ammiraglio Pettorino. Le vele ischitane al fianco delle donne vittime di violenza. La manifestazione domani ad Ischia, supportata dalla Lega Navale. Buonasera e bentrovati per l'edizione serale del telegiornale di Teleischia. Il corpo di Carlo Riccio, 57 anni, disperso da giovedì mattina dopo aver cercato di salvare due giovani in difficoltà nella baia di Torre Gaveta presso Monte di Procida, è stato ritrovato dalla Guardia Costiera questa mattina. L'uomo di Bagnoli è stato recuperato da una motovedetta che all'alba aveva ripreso le ricerche favorite dalle migliori condizioni meteo. Sono stati scandagliati meglio i costumi della baia ed il corpo è stato rinvenuto in un anfratto. La salma è stata trasportata a Monte di Procida, dove poi è stato disposto il trasferimento al secondo policlinico di Napoli per l'esame autoptico. La vicenda purtroppo è giunta ad un tragico epilogo per questo coraggioso 57enne che non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvare due giovani travolti dalle onde. La gestione dell'approdo turistico di Lacquameno. Il presidente della settima sezione del TAR Campania ha riconosciuto al concessionario Marina del Capitello la proroga della concessione scaduta da contratto il 9 giugno scorso fino al 29 ottobre 2021 in applicazione delle norme per il Covid. Il 29 giugno invece il comune di Lacquameno aveva rinnovato l'ordine di sgombero delle aree demaniali nel porto ancora utilizzate dalla società. In riferimento alla decisione del TAR interviene il sindaco di Lacquameno Giacomo Pascale, che dice: le sentenze non si commentano, semmai si impugnano. E comunque un provvedimento paradossale a favore di un parcheggiatore abusivo che è anche debitore del comune, dice Pascale. Ma sentiamolo. C'era una canzone anni fa che faceva Never Ending Story, la lunga storia infinita di questo porto turistico di Lacquameno. Sindaco, insomma, il TAR vi dice che bisogna applicare la legge, se ne parla almeno fino al 28 ottobre, le cose non cambieranno. Che cosa vi comporterà per questa stagione turistica? Le sentenze non si commentano, si impugnano eventualmente, soprattutto questo deve fare un uomo delle istituzioni. Tuttavia non si può non aggiungere che è un provvedimento paradossale. Noi siamo in presenza di un parcheggiatore abusivo che tale resta perché non ha titolo, perché la concessione era stata già revocata dal commissario prefettizio, perché il 9 di giugno scorso sono scaduti 5 anni della formula del project financing. In tutto questo ci sono annualità pregresse 19, 20 e 21 che il concessionario continua a non pagare. Ci sono i consumi idrici, elettrici, la raccolta della NU, c'è un vecchio rateizzo che non ha onorato per poter poi avere il contratto nel 2015, ciò nonostante registriamo che arriva un provvedimento di fatto che proroga nella gestione il privato. Avrei auspicato che per una volta potesse prevalere l'interesse pubblico, registro mio malgrado che non è così. Ne prendo atto serenamente. È costato due cose. La prima, che i lacchesi continuano a pagare il mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per le opere che realizzammo della struttura dell'approdo turistico con una rata di 180.000 euro all'anno. Registro che ogni giorno, in particolare il fine settimana, i lacchesi pagano i consumi idrici dei diportisti, e io come ex diportista so quant'acqua consuma una barca. E tutto questo rimane a carico della comunità, che continua, ahimè, a non incassare un euro. E allora, diciamo, mi dici che cosa succederà? Per quanto riguarda l'aspetto giudiziario, ne prendo atto, e quindi dal punto di vista, diciamo, in punta di diritto, in punta di fatto, i fatti, mi passi il gioco di parole, restano esattamente come li ho descritti. Dal punto di vista strettamente politico non cambia nulla, è volontà, ma più che volontà dell'amministrazione, volontà del popolo, di appropriarsi quanto prima delle strutture affinché le risorse possano andare nelle casse dell'ente. Non ci siamo riusciti in questo momento,
continueremo a fare tutti gli atti che vanno in questa direzione, il programma elettorale non si cambia, perché moralità in politica significa innanzitutto rispettare gli impegni assunti. L'Acquameno come comune, come comunità, come popolo, ha la necessità di riavere le risorse dell'approdo turistico, fosse solo perché l'approdo turistico lo sta pagando e continueranno a pagarli i figli dei nostri figli, perché il mutuo, come diceva, è a 30 anni. Registriamo questo provvedimento emesso dal Tribunale amministrativo, lo rispettiamo, non lo condividiamo evidentemente, ma ne prendiamo atto. Secondo il report aggiornato dall'Associazione Ingegneri dell'Isola d'Ischia, ad oggi non risultano cittadini positivi al Covid in nessuno dei 6 comuni isolani. Sui 1.886 positivi registrati dall'inizio dell'epidemia, 1.858 sono guariti, purtroppo 28 i deceduti. Sul fronte delle vaccinazioni, 39.855 sono le persone isolane vaccinate con almeno una dose, 25.669 invece hanno completato anche con la seconda dose del vaccino. Sono ancora 7.070 gli aventi diritto non vaccinati, ma per quello che riguarda quota zero raggiunta nei positivi sull'isola d'Ischia, è il risultato della campagna di vaccinazione, ha commentato il sindaco di Forio e presidente dell'ANCIM, Francesco Del Deo. Sentiamo. Un risultato importantissimo, sindaco Del Deo, ci siamo finalmente riusciti, i numeri parlano chiaro, finalmente l'isola d'Ischia è Covid free, chi era malato è guarito, quindi abbiamo questa situazione che probabilmente ci lascia ben sperare, al netto però di questa variante Delta che si affaccia in città. Ho ricevuto gli ultimi dati proprio ieri sera, abbiamo superato l'85% sulle isole minori, credo che sia stato un ottimo risultato. Diciamo, come ANCIM credo che veramente abbiamo svolto un ruolo molto importante, perché siamo riusciti a mettere 5 ministri intorno a un tavolo con il generale Duc Figliuolo e quello che abbiamo chiesto è stato fatto, e rispetto alla Grecia e alla Spagna siamo avanti, perché tengo a ribadire ancora una volta che proprio per i nostri operatori turistici, che quando la Grecia ha lanciato il messaggio isole minori, Covid free, non era vero, era soltanto un'azione di marketing, un falso messaggio dato al mercato, perché quando è stato dato questo messaggio solo Castello Rizzo stava poco sotto il 40%, oggi stanno circa al 60% come la Spagna. Quindi io credo che in Italia per la prima volta si è tenuto conto che esistono le isole minori, che sono un patrimonio sociale, culturale ed economico per il nostro paese Italia. Speriamo che questa variante insomma si affievolisca, perché altrimenti veramente potremmo riavere dei problemi. Speriamo di poter arrivare almeno soprattutto per i lavoratori stagionali, di poter lavorare anche il mese di ottobre, perché sulle isole minori purtroppo per la stagionalità c'è una sofferenza per i lavoratori che è una sofferenza veramente drammatica. Speriamo veramente quest'anno di poter allungare la stagione. E questa mattina ad Ischia alle 9.30 si è svolta un'importante cerimonia di intitolazione di un'area della Pineta Mirtina di via Antonio Sogliuzzo ai marinai di Ischia e alle capitanerie di porto, presenti diversi sindaci dell'isola, oltre alle autorità militari, insieme al comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, l'ammiraglio Giovanni Pettorino. Noi abbiamo realizzato uno speciale che vi proporremo anche questa sera sull'evento, ma intanto seguiamone uno stralcio. L'intitolazione di uno spazio dedicato nella Pineta Mirtina ai marinai, non soltanto quelli che lo fanno per lavoro, ma soprattutto quelli che poi ci difendono e tutelano il nostro mare, come quelli, gli uomini delle capitanerie. Sindaco, è un segno importante del passaggio di una comunità? Sicuramente è importante per la nostra comunità avere dei luoghi che evochino chi per il passato ha dato anche la propria vita per consentirci le libertà sul mare, ed è bello che lo si faccia in uno scorcio di pineta, creando un connubio tra due risorse per noi fondamentali per la nostra comunità, il mare e il verde sulla nostra isola. Ischia è l'isola verde per antonomasia, e quindi era giusto e doveroso che si celebrasse questa iniziativa all'interno della Pineta Mirtina. Ammiraglio Pettorino, allora, un'area della Pineta dedicata agli uomini di mare e alle capitanerie. Lei più volte nel suo discorso ha sottolineato l'importanza del ricordo, che resti vivo. Non c'è futuro se non c'è una memoria. Questo ogni popolo lo sa, e ogni popolo deve coltivare la propria storia. Ischia ha una grande storia immersa nel passato. Uomini di Ischia hanno lavorato sul mare, uomini di Ischia hanno anche perso la vita sul mare per il mare. Oggi Ischia
è una perla riconosciuta in tutto il mondo, è un dono della natura, e se è quella che è oggi lo dobbiamo anche al lavoro di tante persone che sul mare hanno veramente speso la loro vita. È scontro tra le amministrazioni comunali di Capri e Anacapri e la compagnia di navigazione Alilauro Grusson sulla linea Sorrento-Capri. Al centro della polemica l'utilizzo di mezzi di linea anche per giri turistici. Il sindaco di Capri Marino Lembo e il vice sindaco di Anacapri Franco Cerrotta hanno inviato una lettera in cui segnalano che la compagnia di navigazione Alilauro Grusson di mezzi veloci tra Sorrento e Capri nei giorni 28 e 29 di giugno ha trasformato la linea destinata al collegamento marittimo ad un servizio turistico ricreativo in violazione dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania. All'Alilauro Grusson i primi cittadini di Capri e Anacapri, dimenticando gli sforzi economici fatti dalla compagnia per far fronte al periodo Covid, avendo garantito i servizi di collegamento da e per l'isola rispettando tutte le richieste ricevute dalle due amministrazioni a tutela degli isolani, ha replicato. E la compagnia poi continua: per tutta risposta lamentano il fatto che la nostra motonave ha svolto il giorno 30 giugno il giro dell'isola con passeggeri a bordo dopo aver effettuato la regolare corsa, quindi un botta e risposta tra la compagnia e le amministrazioni. Vedremo la prossima settimana che cosa accadrà. E intanto è stato nominato il vescovo ausiliare della diocesi di Pozzuoli. Lo vedete, si tratta del reverendo Carlo Villano. Papa Francesco ha accolto la richiesta di Monsignor Pascarella e ha nominato vescovo ausiliare della diocesi di Pozzuoli proprio il reverendo Carlo Villano, del clero della diocesi di Aversa, finora parroco, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e vicario episcopale per la carità e la società. E a Procida, al via Procida Tour, giri dell'isola in barca per turisti accompagnati da una guida per far conoscere l'isola dal mare, le bellezze paesaggistiche, le tradizioni e la storia dei luoghi. Vediamo il servizio. Una nuova iniziativa imprenditoriale sul territorio con la Procida Tour, questi giri dell'isola che vedranno protagonisti turisti e non solo. Salve, buongiorno, sono Gigi e sono uno dei quattro soci della Procida, un tour operator, una startup se così la possiamo definire, che ha come primo scopo l'incoming su Procida. Cerchiamo di curare tutta una serie di servizi per il turista e oggi stiamo proponendo uno dei tanti servizi che partiranno prossimamente, che è il giro dell'isola della cultura. Che cosa significa? C'è una barca che porterà in giro i nostri ospiti accompagnati da una guida che insomma spiegherà quelle che sono la nostra storia, che sono un po' le nostre leggende, i miti e tutto quanto. Quindi insomma un giro che funge da bigliettino da visita e che poi permetterà poi ai nostri ospiti di scegliere di passare una giornata in barca con il resto degli altri imprenditori, che possono essere ragazzi che fittano le loro barche per l'intera giornata, mezza giornata, tre ore e tutto quanto. Diciamo che noi facciamo da apripista e proponiamo il prodotto Procida vista da mare. Il prossimo 5 luglio alle 10.30 presso la sala consiliare del comune di Procida sarà celebrata la giornata mondiale del rifugiato. Il focus sarà incentrato su accoglienza, diritti e ambiente come disposto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'iniziativa è realizzata dall'ES Cooperativa Sociale, ente gestore del progetto SAI sull'isola di Arturo, organizzato anche dal comune di Procida e da Lega Ambiente Campania. La giornata prevede la restituzione dei risultati del triennio del progetto SAI del Comune di Procida alla presenza dell'assessore regionale con delega all'immigrazione Mario Morcone. E invece domani, domenica 4 luglio, una rappresentanza di donne ospitate presso la casa d'accoglienza per vittime di maltrattamenti Carabà e del centro antiviolenza Kintsugi della cooperativa sociale Daedalus di Napoli saliranno a bordo delle imbarcazioni della Lega Navale Italiana sezione Isola d'Ischia per partecipare al flash mob nazionale organizzato dall'associazione
10.000 vele solidarietà in difesa delle donne vittime di violenza. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica a cambiare rotta ed esprimere un tangibile e concreto sostegno alla lotta contro la violenza di genere. Le imbarcazioni che aderiranno, in particolare, isseranno un lungo nastro rosso sui loro alberi, quale segno distintivo e di appartenenza a questa flotta solidale. Sentiamo il presidente della Lega Navale di Ischia, Francesco Buono. Con il presidente della Lega Navale di Ischia, Francesco Buono, per parlare di un'iniziativa meritevole della Lega Navale Nazionale, alla quale aderisce anche la Lega Navale, la sezione di Ischia, 10.000 vele contro la violenza sulle donne. Sì, è un'iniziativa che è partita in sordina da un'associazione italiana in Italia, mano a mano, tramite social, tramite media, ha assunto una rilevanza tale che la nostra presidenza nazionale ha patrocinato l'iniziativa. Tutte le leghe navali della Campania parteciperanno a questa veleggiata e anche la sezione dell'isola d'Ischia della Lega Navale, che è capofila delle due isole Ischia e Procida, per quel giorno del 4 luglio cercherà di portare quante più barche possibili a mare, armate con un nastro rosso, per simboleggiare la nostra partecipazione e la nostra sensibilità verso un fenomeno che personalmente non conoscevo nell'entità e di quanto sia la gravità e della rilevanza. Sì. E abbiamo cominciato a organizzare, abbiamo cominciato a contattare persone responsabili di questi centri antiviolenza e ci hanno aperto una finestra su un mondo che effettivamente ha bisogno di una maggiore attenzione da parte nostra, di una maggiore sensibilità e di capire quando purtroppo una cultura che ancora vive fra di noi, che di sopraffazione, di violenza, che poi dopo si scatena contro la parte più debole, che molto spesso sono le donne e i bambini. Sarà importante riuscire ad avere simbolicamente più vele possibili a questa manifestazione per partecipare. Si può fare riferimento alla sezione ischitana della Lega Navale, che poi fornirà tutti i dettagli. Sì, certo, noi adesso fra poco usciremo con, dopo ho archiviata la 3 giorni di Vela Day, cominceremo a lavorare per le 10.000 vele contro la violenza sulle donne. Già è pronta una locandina, già abbiamo contattato questi responsabili dei centri antiviolenza, cercheremo di, se sarà possibile, di portare con noi qualcuna di queste persone che, per farle vivere anche un'esperienza un po' diversa, di farle conoscere un mondo anche diverso, un mondo che poi dopo, quando cominci a conoscere, ti può dare molta autostima, ti può dare la possibilità di avere una sensazione di libertà e di senso della leggerezza che aiuta molto in queste situazioni. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare e, se possibile, di poter regalare una giornata, poche ore, a qualcuno che ne abbia veramente bisogno. E lunedì 5 luglio alle 20, tra le antiche mura del castello aragonese di Ischiaponte, sarà inaugurata la mostra Proteggiamo un mare di emozioni, con interventi di Antonino Miccio, il direttore dell'AMP Regno di Nettuno, e di Giovanni Fulvio Russo, presidente della Società Italiana di Biologia. E sarà inoltre avviata la campagna Reti Fantasma 2021 e sarà presentato un nuovo progetto di sostenibilità ambientale delle capitanerie di porto. L'intervento conclusivo della serata sarà affidato al comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'ammiraglio Giovanni Pettorino. Nei momenti difficili della pandemia, la scuola in Campania ha fatto il proprio dovere, lo ha dichiarato la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Luisa Francese. Tutto lascia presupporre una ripresa seria per il prossimo anno scolastico. Sentiamo. Dottoressa, dal suo osservatorio regionale, quali sono i risultati di 2 anni scolastici di DAD sui nostri studenti? Certamente, insomma, sono stati dei momenti difficili. Però certamente la scuola, devo dire, che ha fatto il proprio dovere.
nel senso che la tecnologia è stata proprio il grande protagonista di questa pandemia e che non solo per la scuola ma anche per il lavoro, abbiamo lavorato tutti in smart working più o meno, però per i ragazzi è stato fondamentale, quindi dobbiamo cogliere in questo percorso che stiamo attraversando, perché lo stiamo ancora attraversando, dobbiamo raccogliere anche gli esiti positivi di ragazzi e di insegnanti che hanno accresciuto le loro competenze sul digitale. Non le chiedo un giudizio politico, però la Regione Campania, la Regione che ha tenuto a volte le scuole chiuso nel tempo, e questo è stato dovuto anche ai contagi. Qual è la sua impressione? Ma io credo che il diritto alla salute è un diritto primario. Io non posso pensare che si decida di chiudere una scuola così. Certamente se si arriva ad una decisione del genere significa che esistono i presupposti. Io questo è quello che credo, anche se ovviamente io sono per una scuola di mettere in atto tutte le condizioni a che i ragazzi possono andare a scuola. Non ancora tutti si sono vaccinati, abbiamo la variante Delta. Qual è la prospettiva verso l'inizio dell'anno scolastico e cosa si può mettere in campo per assicurare la presenza? Noi dobbiamo fare in modo, dobbiamo sensibilizzare anche per chi non si è vaccinato di andarlo a fare, ma proprio per se stesso, ma anche per gli altri, perché io credo che è un dovere civico quello di pensare a vaccinarsi proprio per vivere in questo momento, in questo contesto. Per cui io mi auguro che ci saranno sempre più docenti che andranno a sottoporsi alla vaccinazione e credo che senz'altro l'anno scolastico non sarà semplice, ma ci sono tutte le condizioni dal punto di vista amministrativo per poter avere un anno scolastico sereno. Ultima domanda, i test salivari potrebbero essere utili per tracciare gli studenti? Io credo che tutto può essere utile, guardi, l'importante è organizzarsi bene, perché io sono una pragmatica, quindi al di là di tutto ogni scuola, ogni punto deve trovare la propria organizzazione. Parliamo ora di saldi estivi. È partita oggi ufficialmente anche in Campania la stagione dei ribassi. Questa mattina ha avuto inizio la stagione dei saldi estivi e quindi anche sulle isole del Golfo. La partenza ufficiale dei ribassi è stata preceduta da molte polemiche dal momento che le associazioni dei commercianti confidavano in un differimento di almeno 3 settimane dalla data. Rispetto agli anni precedenti alla pandemia sembra difficile immaginare una corsa agli acquisti, sebbene i prezzi siano stati di molto ridotti, ma c'è fiducia tra gli addetti ai lavori che i saldi potranno portare un po' di ossigeno ad un settore in grande difficoltà. Ma dicevamo delle polemiche che hanno accompagnato questa data, arrivano anche i commenti da parte di Roberta Bacarelli, presidente di Federmoda Confcommercio, che ribadisce: saldi partiti con troppo anticipo, noi avevamo proposto il 18 luglio per riprendere fiato dopo la crisi del coronavirus. La regione ha deciso di non ascoltarci. L'associazione di categoria non concorda con la decisione di far partire i saldi il 3 luglio perché è data troppo anticipata. Dopo un anno di pandemia si è ricominciato a lavorare da appena un mese e vendere capi con poca marginalità certo non è di aiuto al settore, dice Roberta Bacarelli. E Alessandra Galloni, nuova direttrice dell'agenzia Reuters e la vincitrice della 42esima edizione del premio Ischia Internazionale di Giornalismo. A Giovanni Floris, conduttore di Di Martedì sulla 7, il riconoscimento come giornalista televisivo dell'anno. Ad Agnese Pini, direttrice della Nazione, quello per la carta stampata. Nicoletta Carbone di Radio 24, autrice e conduttrice di Obiettivo Benessere, il premio per il settore radiofonico. Mentre per il giornalismo sportivo il premio è stato assegnato ad Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport. Lo ha deciso la giuria presieduta da Giulio Anselmi e composta da Andrea Abodi, Lucia Annunziata, Luigi Contu, Marco da Milano, Luciano Fontana, Massimo Franco, Carlo Gambalonga, Giovanni Grasso, Federico Monga, Mario Orfeo e Fabio Tamburini. Ricordiamo che la cerimonia di consegna della 42esima edizione del premio Ischia si terrà il 3 e 4 settembre proprio sull'isola di Ischia. Veniamo alle pagine relative ai numeri dell'emergenza sanitaria. 45.000
576 attualmente positivi sul territorio nazionale, con una decrescita di 2203 assistiti rispetto a ieri. Purtroppo ancora 22 deceduti, che portano il totale a 127.637. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 4.089.298. Andiamo a vedere il dettaglio degli attualmente positivi: 204 i ricoverati in terapia intensiva, 1.394 i ricoverati con sintomi, 43.978 invece i positivi in isolamento domiciliare senza sintomi oppure con sintomi lievi. Andiamo a vedere anche il bollettino regionale, che ci parla di 139 nuovi contagi su 6.339 tamponi molecolari eseguiti. Non si registrano nuovi decessi in Campania, almeno nelle ultime 48 ore, 9 sono i deceduti in precedenza, ma registrati solo ieri. Andiamo a vedere anche i posti in terapia intensiva disponibili: 656, 19 appena gli occupati, 208 gli occupati in degenza su 3.160. Per quello che riguarda le isole del Golfo di Napoli, nell'ultimo bollettino non risultano nuovi positivi tra i cittadini delle tre isole del Golfo. Chiudiamo con questa notizia. Domenica 4 luglio alle 21 nella Concert Hall, la sala di vita ad eventi e concerti rivolti ai giovani artisti, presso l'Accademia TCA, The Creative Arts Teresa Coppa Academy a Forio, si terrà il concerto della giovane pianista Eleonora Lauro, 22 anni, che eseguirà musiche di Bach, Beethoven, Chopin e Rachmaninoff. Eleonora Lauro, che studia pianoforte con Teresa Coppa alla TCA dall'età di 4 anni, ha debuttato giovanissima come concertista, vincendo concorsi e partecipando a rassegne e concerti, distinguendosi per le sue doti tecniche ed interpretative. Recentemente ha vinto il primo premio assoluto con punteggio di 100 centesimi al concorso nazionale musicale San Vigilio in canto a Roma. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Bene, il telegiornale è giunto al termine. Grazie per averci seguito e buona serata.